L'agrimonia, nome scientifico, Agrimonia eupatoria, è una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle rosacee. Cresce spontaneamente, sotto forma di arbusto, fino a 70 cm, in zone climatiche prevalentemente temperate. In particolare, lungo le strade e i sentieri di campagna. Le foglie dell'agrimonia sono dentellate e caratterizzate da un colore verde vivo. Mentre i fiori gialli e piccoli si sviluppano tra giugno e settembre. Il frutto è un achenio che non supera i 7 mm di grandezza. Riconoscibile dal tipico anello di aculei nell'estremità superiore. Le sue origini sono antichissime. Ma a rivelarle è il suo stesso nome. Secondo la tradizione, infatti, Argemonia è il nome latino con cui si indicava una varietà di papavero utilizzato nell'antichità per curare un mal d'occhi, chiamato Argema. Le sue tante proprietà medicinali sono conosciute fin dai tempi di Greci e Romani che la utilizzavano per la cura dei disturbi epatici. Ma non si esclude che le sue virtù fossero note già durante il periodo neolitico. Visto che in diversi insediamenti del periodo sono state ritrovate tracce di frutti di agrimonia. È un ottimo disinfettante e antinfiammatorio. Particolarmente adatta inoltre al trattamento di lievi patologie a carico di cute e mucose. Come abrasioni, piccole ferite, infiammazioni al cavo orale e tonsillite. Ha proprietà analgesiche efficaci per la cura di nevralgie, artriti, periartriti. Ma è anche un ottimo digestivo e un decongestionante naturale. Contiene tannini, flavonoidi e vitamine K e B. Per questo ha proprietà astringenti, emostatiche, diuretiche e antistaminiche. Queste la rendono un valido alleato per il trattamento di diarrea, stomatite, insufficienza epatica, riniti allergiche, dermatiti e congiuntivite. L'agrimonia si assume principalmente sotto forma di decotto, tisana o infuso, ottenuto dalle foglie. In cosmesi, gli estratti di agrimonia vengono utilizzati in formulazioni adatte al trattamento di irritazioni o pelli e capelli grassi. Per dar sollievo agli occhi stanchi o arrossati, invece, preparate un decotto di sola agrimonia. Lasciate raffreddare e applicatelo con impacchi sugli occhi. Per le sue proprietà curative è usata anche nelle infusioni dei fiori di Bach. Anche se l'agrimonia non trova particolari applicazioni in cucina, il suo estratto è ottimo per preparare tè e tisane. Non si rilevano particolari controindicazioni. Si consiglia comunque di consultare il proprio medico o farmacista prima dell'uso. Non è consigliata a persone che stanno prendendo farmaci per il trattamento di ipertensione o ipotensione. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.